Grazie professore, grazie agli organizzatori per questa opportunità. Appunto, parlerò dei significati delle geometrie spazio-temporali in Un amore di Dino Buzzati, facendo riferimento in particolar modo al capitolo 18, momento in cui il protagonista Antonio Dorigo, per seguire la sua amata, questa giovane prostituta che continua a farlo dannare, mentendogli e ingannandolo, per rincorrerla a Modena, in questo viaggio da Milano a Modena nel rettilineo di un'autostrada, avviene a mio avviso un evento epifanico ed è quello che cercherò di dimostrare, anche in relazione all'ultimo capitolo del romanzo, in cui, si evidenzia questo aspetto della rotazione. Partiamo con contestualizzando l'importanza del tempo, la centralità del tema del tempo all'interno della produzione di Buzzati. Sappiamo che il capolavoro buzzatiano, Il deserto dei Tartari, non mi ha stupito vedere il professor Castellana citare Il deserto dei Tartari in relazione a l'uso di alcuni presenti all'interno di una narrazione prevalentemente volta al passato remoto. L'uso di alcune strategie legate ai tempi verbali è infatti uno dei modi in cui Buzzati rappresenta la complessità di questo tema. Nel deserto dei Tartari, essendo l'attesa il tema principale, l'inversione dei tempi verbali spesso è data dalla dilatazione temporale che poi scorre invece via velocemente. È lo stesso Buzzati, in un'intervista poi divenuta celebre con Yves Panafieu, a parlare di questo aspetto e a comunicare la sua volontà di sommuovere i piani del tempo per conferire, dice, una vibrazione al racconto. Ne parla in particolar modo in relazione a Barnabo delle Montagne, suo primo romanzo del 1933, in cui Buzzati utilizza questa tecnica di sommuovere i piani del tempo, quindi cambiando spesso i tempi verbali, proprio per rappresentare il particolare senso del tempo che, secondo l'autore, c'è in montagna. Nel capitolo 18 di Un amore abbiamo questo viaggio verso Modena, all'interno del quale si trova una forte, evidente frattura temporale. Innanzitutto, questo è l'unico momento di contatto con la natura, fuori dal turbinio frenetico della città, di questa Milano descritta come ne nera e tetra, come oscura, come un labirinto, definita più volte come labirintica, all'interno del quale il personaggio cerca di orientarsi, cerca di trovare la sua amata. Ed è quindi questo l'unico momento di contatto con la natura e quindi di fantastico buzzatiano, potremmo definirlo. Infatti questa definizione è controversa, è complessa, però uno degli elementi del fantastico in Buzzati è certamente la presenza della voce della natura, quando non della voce degli animali, e in questo caso il primo contatto con la natura fuori dalla città corrisponde infatti ad una presenza della voce degli alberi che parlano con il protagonista. L'interruzione del viaggio, in cui a un certo punto il protagonista si accosta sull'autostrada, è descritta con un drastico passaggio, prima dal passato remoto al passato prossimo e poi addirittura al presente. Cito: era così persuasivo il loro discorso, si riferisce ai pioppi, che a un tratto egli fu preso da un turbamento interiore, si spostò sulla destra e si è fermato. Ma nello stesso istante si è fermato anche tutto il paesaggio intorno a perdita d'occhio e a lui dinanzi, in fondo alla deserta pista d'asfalto, il crocchio degli alberi rimane compatto e immobile, né si scioglie più, sgranandosi da una parte e dall'altra. Quindi appunto un drastico passaggio dal passato remoto al passato prossimo, si spostò sulla destra e si è fermato, e in seguito un presente per cristallizzare la descrizione del paesaggio che rimane appunto compatto, immobile. Quello che cercherò di dimostrare è che questa frattura temporale è volta a dimostrare il loop all'interno del quale si trova il personaggio, in un gioco di geometrie spazio-temporali. Perché parlo di geometrie spazio-temporali? Perché effettivamente il procedere nel rettilineo di questa autostrada è associato alla descrizione di una campagna che ruota in continuazione. Cito: via via che lui correva, da una parte e dall'altra, gli alberi ruotavano concentrandosi in folla verso l'estremità del rettilineo e poi sgranandosi di fianco, mentre altri, più lontani, correvano avanti a inserirsi verso l'orizzonte, come se due immense piattaforme girassero in senso opposto, una a destra e una a sinistra. Questo concetto, questo fenomeno è descritto a più riprese, cito ancora. Poi gli parve che nel loro moto, già la scelta del termine moto richiama implicitamente il moto astrale, quindi a mio avviso volta a confermare questa rotazione,
Dicevo, poi gli parve che nel loro moto, corrispondente in senso inverso allo spostamento della macchina, i filari di pioppi intendessero dirgli qualcosa. Sì, la fuga degli alberi, intreccio fluido e cangiante di prospettive in una duplice rotazione della campagna a perdita d'occhio, aveva assunto una speciale intensità di espressione, come quando qualcuno sta per parlare. Ed infatti il protagonista sentirà poi la voce dei pioppi che gli consigliano di fermarsi, di non correre verso la sua rovina, verso la sua amata. Ancora, tutti i pioppi della smisurata campagna fuggivano esattamente come lui, ruotando in due vastissime ali di curve. Quindi questo concetto è veramente, Buzzati insiste molto su questa rotazione. Abbiamo in questo contesto un primo passaggio al presente, la narrazione sarebbe, al passato remoto, per la descrizione che del sole che nasce. Infatti, inizialmente il protagonista parte prima dell'alba e il narratore ci comunica che non esisteva ancora il sole. Successivamente abbiamo l'impressione che il personaggio entri nell'ingranaggio del tempo, quando viene descritto appunto il sole che in realtà, comincia a vedersi. Cito ancora, dal termine ultimo del rettilineo, mentre già il cielo si scioglie nell'azzurro e il sole si espande, i grumi d'alberi appostati laggiù continuano a rompersi, sgranandosi in due parti lentamente e in progressiva precipitazione, scivolano via ai suoi fianchi, con fluido intreccio di prospettive. Rapidi i filari più vicini, lenti e pigri i filari lontani, in una duplice rotazione della campagna a perdita d'occhio, espressione che è utilizzata in maniera identica a distanza di poche pagine. Quindi si insiste veramente molto su questo concetto del rettilineo dell'autostrada, che naturalmente geometricamente corrisponde ad una linea, e la figura del cerchio tramite la rotazione e la scelta lessicale. In Buzzati sappiamo che è molto importante la relazione tra il tempo e lo spazio, quindi quello che a mio avviso qui l'autore vuole comunicare è che questo movimento circolare, quindi spaziale, richiama in realtà una ciclicità temporale, ovvero la condizione del loop all'interno del quale il protagonista si muove, che continua a inseguire la sua amata, anche in questo viaggio illudendosi di arrivare ad una condizione migliore rispetto a quella attuale e ritrovandosi invece sempre al punto di partenza per il fatto che non riesce mai ad ottenere ciò che vuole. Cito da Alvaro Biondi, nell'opera di Buzzati agiscono due modi diversi di concepire e di rappresentare il tempo, riconducibili rispettivamente a due immagini, la linea e il cerchio. Ovviamente poi l'autore stesso, l'autore del saggio, Biondi, specifica che la questione è più complessa di così, però in questo contesto ci interessa focalizzarci su queste due figure. C'è un tempo lineare che è oggettivo, esterno, potenza, onnivora e distruttiva, c'è un tempo circolare, ciclico, ripetitivo, che tutto riporta inesorabilmente ed infallibilmente al punto di partenza, quasi annullando in un certo senso il valore stesso della temporalità. È secondo me quello che avviene esattamente qui, in cui questa rotazione rappresenta appunto il fatto che il tempo venga annullato per l'inutilità del percorso del protagonista. Siamo, a mio avviso, di fronte ad un evento epifanico. All'arrestarsi del protagonista interrompe questa rotazione. Infatti i filari di pioppi naturalmente si fermano e il paesaggio viene cristallizzato, come abbiamo visto passando al tempo presente, nel momento in cui il protagonista si arresta. Si tratta di un evento epifanico e di un momento quindi di passaggio dalla continuità del tempo cronologico e ciclico alla particolarità di quello cairologico, quindi un tempo denso di significato in cui il personaggio realizza la propria condizione. Cito ancora da Biondi, l'evento è l'attimo che spezza il ritmo circolare del tempo, in questo caso quindi il ritmo circolare del tempo è la rotazione del paesaggio. La rivelazione che, illuminando il punto di tangenza tra vissuto circolare e oggettività lineare, fa prendere coscienza del tempo trascorso e getta luce sulla situazione reale dell'uomo. Infatti l'uomo, il personaggio protagonista, in questo momento si rende conto della propria condizione, realizza di essere all'interno di un loop. La rivelazione che egli ottiene, infatti, che sono gli alberi a suggerirgli, è la seguente: l'espressione degli alberi fuggenti corrispondeva alla condizione del suo amore, il quale era stolto e disperato. Disperato qui è proprio inteso di senza speranza. Egli correva in direzione di lei, benché sapesse che laggiù lo aspettavano soltanto nuovi affanni, umiliazioni e lacrime. Anche qui i nuovi affanni richiamano implicitamente i vecchi affanni, quindi si capisce come questa condizione si ripeta costantemente uguale a se stessa. Alla fine della storia avremo infatti una sorta di lungo monologo interiore di Dorigo, in cui il protagonista si renderà conto di aver agito in un costante inseguimento dell'amata, e ancora una volta ci sono due figure legate alla rotazione, la prima come una pietra legata a una corda e fatta girare,
e la seconda, ripetuta per due volte all'interno dell'ultimo capitolo, è come un cavallo di giostra. Il cavallo di giostra notoriamente gira in quanto la giostra si muove, ma è allo stesso tempo un ossimorico movimento immobile, perché nel momento in cui si sposta con la rotazione della giostra, il cavallo resta comunque sempre fermo al suo posto e fissato ai suoi sostegni. La stasi, quindi, che viene raggiunta nel finale, in cui si dice Antonio non gira più trascinato dalla tempesta, Antonio è fermo, è tornato ad essere Antonio e ricomincia a vedere il mondo come prima, si noti qui di nuovo il passaggio al tempo presente, in cui in relazione ad una immagine di stasi, Antonio è fermo. Questa stasi raggiunta nel finale, dicevo, segna in realtà il passaggio da un cerchio minore, che è il loop all'interno del quale il personaggio si trova in questo costante inseguimento, ad un cerchio maggiore, che è il cerchio della vita. Infatti, cito ancora, domani sarà forse tutto come prima e ricomincerà la cattiveria, la vergogna e via discorrendo, il narratore continua a elencare. Già Jean Lacroix aveva notato in relazione a questo passaggio che esso, cito, riafferma il mito dell'eterno ritorno affidato ben due volte al verbo ricominciare, usato prima al presente e poi al futuro. Quindi questa ciclicità che noi troviamo nel finale è, secondo me, già, ne abbiamo, diciamo, un primo indizio già in quel capitolo 18 e viene poi riconfermata dalla considerazione finale del protagonista, che capisce di aver girato a vuoto, e da questa da questo ricominciare utilizzato prima al presente e poi al futuro. In conclusione, dunque, possiamo dire che se in Barnabo delle Montagne il tempo è influenzato dall'ambiente della montagna, che a detta dell'autore scorre in maniera particolare con un suo ritmo e di conseguenza questa necessità di sommuovere i piani del tempo, e il tempo invece nel deserto di Tartari scorre inesorabile e sempre vuoto, e allo stesso tempo sappiamo che ci sono dei momenti in cui sembra immobilizzarsi e dei momenti in cui scorre via la vita dalle mani del protagonista, che in un momento si rende conto di essere invecchiato, di aver buttato la vita. In un amore, Buzzati sembra voler rappresentare una sorta di corsa a vuoto, di movimento immobile che annulla il valore del tempo, la cui natura traspare in particolar modo attraverso il momento epifanico dato dalla frattura temporale. Nel capitolo 18, infatti, questa frattura temporale è associata all'interruzione della rotazione spaziale al fine di rappresentare la condizione del personaggio che è immerso in un loop dal quale non riesce ad uscire.